Salve a tutti, io sono Don Gamer e bentornati su Hi-Fi Rush. Iniziamo rovinando il concerto di Mimosa che invece mi riempie di botte e ceffoni come mai prima d'ora. Poi il gruppo decide di assaltare la sede principale del nemico, ma la sfiga è in agguato e ci ritroviamo circondati da orde di robot infuriati. E preparatevi a cutscene da pisciarsi sotto dalle risate. Buona visione! Perfetto, riprendiamo da dove abbiamo interrotto lo scorso episodio con Chai in versione squalo. Guardatela, come si atteggia. Devi raggiungere il palco. Ci sono quasi. Aspettate, che pieno zeppo di oggetti letteralmente dovunque. Non possiamo lasciare indietro nulla. Madonna, c'ho ste luci che mi stanno accecando proprio una cifra. Non capisco nemmeno io cosa stia accadendo. Toglietemi quei fari. Ehi, ehi, ciccio. Ciccio, che stai facendo lì? Ma dimmi te, il dipendente che ti batte la fiacca? Ok, no, no, non sono pronto, non sono pronto, ho paura. Dai, dai, Chai, forza, 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 forza. E olè, buongiorno signora Mimosa. Oh, oh, mi hanno tipo notato tutti, vero? Non era il momento giusto per salire sul palco. Guarda anche il gatto popo fiero. Lei non sa chi sono io, signora. Aspetta il tuo segnale, squalo. Non sono uno squalo. Facci la tua password di Spectra. Tu hai rovi... Anzi, state per assistere a uno spettacolo davvero unico. È qui con noi un mio caro amico. Ma non è vero! Io sono la regina e questo è il mio show. Oh, assistenti. No! E voi tutti, inizia lo spettacolo! Musica! Cosa si inventa e cos'è? E questa spicca al volo! Aiutami a togliere il costume, veloce gatto! A posto? Pronto a partire? No, non è vero, non sono pronto a partire! Allora, cerchiamo di spararle dalla distanza? C'ha lo scudo! C'ha lo straccoccio di scudo! Allora, proviamo a buttarla a terra in qualche modo. Ah, non funziona. Ok, cerchiamo di raggiungerla. Ok, così, vai. Oh, aspetta, che star super mega arrabbiata con la vita, peraltro. Ok, questo l'avrebbe averlo sentito un attimino? No, 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 aspetta! Au, au, au! Perché i ceffoni? No! Ma mi ha fatto malissimo, ci bevo sopra. Sono super mega offeso. Ah, signorina, un attimo. Non può prendermi a ceffoni davanti a tutti. Maledetta. Dai, dai. Quanto resiste ancora sto cocchio di vestito? Ok. Direi che l'abbiamo colpita. Forza gente, datemi una mano, datemi una mano. Pulizziamola male. Forza, 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 bisogno di tutti voi. E dai. Me ne sono accorto, ma non ho letteralmente tempo di far nulla. Ok, l'ha sentita tutta, l'ha sentita tutta. Ribullizziamola. Qui dobbiamo assolutamente togliere la barretta del vestito o siamo praticamente fregati. Ah, questa sarà... Quindi la prima parte del combattimento sarà tutta così. Non c'è altro che possiamo fare. Vai, vai, veloce. No, 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 no. Basta. Non ce la faccio. Non puoi prendermi a ceffoni. Ho un po' di orgoglio personale pure io. Ok, ok, pronto, sono pronto, sono pronto. Vai, 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 vai. Almeno la prima barretta, ragazzi. Almeno la prima barretta ve lo chiedo in ginocchio. Dai, che mancava pochissimo. Bevi, c'hai, 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 bevi. Mi sei messo malerrimo. Vai, vai. Perfetto, perfetto, è fatta, è fatta, è fatta, è fatta, è fatta. Oh, alleluia. A principessa, date una calmata. Questo è un vero spettacolo. Aumentiamo la posta e spegnete le luci. Cos'è, si denuda? Oh no. Oh, sì, adesso non vedo nulla. Ok, lei dov'è? Ah, è laggiù. Aspetta, ci sono anche gli assistenti? Questo potrebbe complicare un po' il tutto. Aspetta. Quando fa quell'attacco devo sollevarmi. O siamo nell'MP totale? Dov'è? 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 Aspetta, facciamo fuori anche i cocchi di assistenti. Tanti saluti. No, 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 no. Chio, sollevati, ciccio. Casino, vai, 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 vai. Ah, è sparita di nuovo la bastarda. Quindi il pattern d'attacchi è uguale, presumo? Ragazzi, ragazzi, aia, un aiutino veloce. Cerchiamo di indebolirla. E poi colpiamo le cotinate. E vabbè. Cos'è sta roba? Cosa vuol fare? No, 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 no. Adesso ho paura. Ma poi forse è un attacco normale, non cambia nulla. Ok, indebolitela. Datemi una mano. Ma così, ma così, perfetto, fai macaron. Aspetta. Vedo nulla, ti devi levare dei maroni. Ah, aspetta, aspetta. Mi hanno infuocato male. Non mi ero accorto che ci fossero i bastardi. Ma non vale, un attimo che ci bevo sopra per riprendermi. Cos'è sta bosbattola? È assurda, signori. È veramente assurda. Mi piace che c'è tutta la coreografia, ma che roba. Ok, siamo lontani dalle fiamme. Me ne sto qua dietro, chi si è visto si è visto. Secondo me li bullizzo da dietro. E via. Dai ragazzi, che gli abbiamo quasi tolto la seconda barretta. Avvicinati velocemente, Chai, se no tra un decennio siamo ancora qua. Ok, ora ragioniamo. Bella la canzone, bellissima veramente. Guardano tutti me, Mimosa. Oh, oh. Il pubblico pende dalle mie labbra. Beh, più o meno. Vuole vedere un vero spettacolo. Vediamo per chi sono venuto. Cosa hai in mente?
Ma te c'è la coreografia, io che fa... Cosa vuoi dalla mia vita? Oh no, io sono negato. Non conosco bene i tasti del controller Xbox, purtroppo. Ok, aspetta. Fin qua tutto bene. Oh, adesso si cominceranno a complicare un sacco. No. Non datemi cose ritmiche così, aspetta. Boink, 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 boink. So che dovrei ascoltare la musica, ma quando mai nella vita che io ce la faccio? Ok, sembra essere pam 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 pam. Ah, ok, non era così malvagia. Vabbè, la mia barretta è lettamente superiore alla sua. Disse il terone prima di cannarla. Mettere l'altro, ho fatto LB al posto di RB. Dannazione, vabbè, vabbè. Sono comunque molto più avanti rispetto a lei. Ah, faccio c'è tua, Mimosa. Hai voluto fare la garetta? Nessuno mi ruba i riflettori e sopravvive per raccontare. Oh no, si è triggerato ancora più male. Che devo fare? Ma come fa a volare? Ok, allora ah, è triggeratissima, porca miseria. Che sta facendo? Aspetta, 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 ho capito adesso, ho capito adesso. Ah, ma ti attaccano con i bassi, cos'è? Cos'è sta roba? Aspetta, 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 ok, ho fatto esplodere uno. Ora mi devo spostare dall'altra parte. La telecamera è fissa in 2D? Ah, qua serve Macaron invece. Macaron? La manina, quando hai fatto, Ciccio? Questo lo attacco io manualmente. Ok, ragazzi, ora gliela facciamo pagare tantissimo. Veloci, 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 datemi la mano. Prima che riesca a ricostituire il costume. Oddio. Ok, perfetto, vai, 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 vai. Ah, cos'è? E le luci da discoteca pure. Oh, Oni, voi intanto continuate ad attaccare la gente, se no non ce la facciamo più. Stai ferma, stai ferma qui, che cocchio. Ok, che te la sentita tutta. Perfetto, buttate la terra, veloci. Datemi la mano. Oh, smettila di muoverti. Avanti. Non ricordo che... Non mi si aggrappa a lei. Cosa sta prendendo di mira il gioco? Ok, sembra essersi sbaggato. Per fortuna. Occhio. C'è i mega raggi della morte. Aspetta, aspetta, aspetta. Posso schivarli? No. Attaccatela di nuovo. Caron, dammi una mano. Che l'abbiamo funata. Aspetta, aspetta, Mimosa. Vai, 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 vai. E sì, Mimosa. Corsica, tua fa una confusione con i nomi che basta. Basta. Occhio, 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 occhio. Non importa, non importa. Quindi rimaniamo attaccati a lei. Le manca metà barretta della vita finale. Ok, Macaron. Vai. Non c'è niente, la bullizziamo in tutti i modi possibili. Vai. Vai. Aia. Oh no, mo che si inventa. Oh, di nuovo questo. Allora, aspetta, che lo posso attaccare normalmente. No, serve il Macaron. Macaron. Salto. Eh sì, ma non riesco a prevedere quando mi attaccheranno. Aspetta che posso avere la bibita da qua dentro. Ah, non è un problema. Ok, così ripristiniamo tutta la barra della vita. Pepper. Pepper, aspetta, aspetta, mi rifà un secondo attack. Vabbè. Perfetto, siamo liberi. Attaccatela. Dai che fatta, dai che fatta. Oh, battuta la bastarda. Non è finita? Oh no, cosa vuole fare adesso? Vabbè, pam, 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 pam. Ok. Non ti basta? Meglio abbondare, contenta te. Pam, 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 pam. Pam 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 pam. Più o meno. Ok. Poniamo fine a questo orribile concerto. Ciao ciao Mimosa. No, noi non perdiamo mai. C'è sempre una prima volta. Non eri all'altezza. Oh oh. Non la vedo messa bene, eh. Ciao, però io sono contro la violenza sulle donne. Uiii, addio. Ah, ma che bellissimo spettacolo, santo cielo. Sono proprio contento di aver pagato il biglietto. No, non ho pagato il biglietto. È vero, è vero. Ok, lo ammetto. È stata una battaglia in cui non ci ho capito niente. La chiave? Non mi dire che tiri a terra giusta in mano. L'odio sto gioco. Quanto è grande la chiave, peraltro? Grazie, pubblico, grazie. Mi ci potrei abituare. Sei bravo, Chai. Che ne dite di andarcene ora? Concordo con lui. È tutto pronto? Elettricità deviata. Si è travestito con coi baffi perfino. Idioti. Oh oh, è arrivato il grande capo. Ciao fratellone. Accendete le luci, trovateli. Ciao, ne siamo già scappati noi altri. A presto fratello. Quali sezioni sono? Tutte. Tutte quante. Reazione prevedibilissima. Direi che gli abbiamo rovinato un po' tanto i piani e la giornata, eh. Credo che resti solo lui
e il tizio della contabilità. E ora anche Corsica è con loro, sono circondato da idioti. Beh, tecnicamente, ora siamo solo io e te. Zitto, Rockford. Ho dato priorità alla protezione della torre e riallocato il budget. Non entrerà nemmeno una mosca. Che ne sai tu della sicurezza? Sai occuparti solo di numeri. Non farmi arrabbiare, Kale. Perché no? Voglio vedere quanto puoi arrabbiarti dovessero arrivare quei teppisti. Se succederà, saprò rispondere. Ora posso suggerire di procedere con il piano? Prima mi faccio un caffè. Abbiamo chiuso il bar. No! Ho detto di chiudere il campus. Non intendevo il bar! Hai detto di chiudere tutto. In effetti. Ma non il caffè, Rockford! Non il caffè! Serve sempre il caffè! Aprite il bar. E Spectra? Dovremmo accelerare i piani. Risolveremo le cose come una famiglia. Quel ghigno maledetto prima o poi glielo faccio sparire, santo cielo. Ok, ribadisco, scontro difficile un po' imbarazzante, non ve lo nego. Signori, qual è il piano? Ok, gang, mancano ancora le password di Kale e del tizio della finanza. Come si chiama? Rockford. Sono nella torre Vendely e quasi tutti i robot della sicurezza dell'isola hanno circondato l'edificio. Cosa urli? Come fai a saperlo? Ho ricevuto un'email, non mi hanno rimossa dalla mailing list della dirigenza. Idioti. Anche un ego grande come il vostro non può superare tutta quella sicurezza, signor Chai. Se Chai non basta, non abbiamo artiglieria abbastanza pesante da superare un cordone del genere. Oh no. Artiglieria pesante? Oh no. Perché ripeti la parola in quel modo sospetto? Credo di avere un piano. Ho paura di scoprirlo, onestamente. Lo scorso episodio, inoltre, la nostra cara buona amica Pepper ci ha rivelato di essere la sorella del cattivo. Pepper. Vediamo se possiamo scoprire di più sulla sua stessa lore, che è molto interessante. Beh, possiamo finalmente parlare, se ti va, di te, Kale e della tua famiglia. Beh, in parole povere, forse ho preso troppo sul personale il tentativo di mia madre di farmi diventare una persona migliore. Ma no! Sono scappata di casa. Volevo fare le cose a modo mio. Ma quel senno di poi forse voleva solo il meglio per me. Ha fatto lei la tua gamba robotica? L'ho persa in un incidente quando ero piccola. L'ha fatta a mano. Io l'ho modificata un po', ma è ancora come l'ha progettata lei. Ricorda tanto il progetto Armstrong? Tecnicamente lo era. Dopo aver compreso le potenzialità della tecnologia per casi come questi, formò un'unità nella Vendely per sviluppare dei prototipi. E Kale sta riscrivendo la storia a modo suo. È imperdonabile. Beh, non deve preoccuparsi soltanto di te. Puoi contare su tutti noi. Lo apprezzo molto, Chai. Potevi anche dirci la verità fin dall'inizio, però, Ma vabbè, dettagli. Allora, dovremmo aver sbloccato qualche achievement secondario. Vediamo un po'. 65.000. Le cose si fanno molto, ma molto interessanti. Vediamo intanto di ricomporre parte del murale. Speravo un po' di più, Speravo un po' di più. Abbiamo ancora un sacco di elementi da inserire. Però sì, considerando la velocità con cui il telone sblocca gli achievement, rimarremo qui molto a lungo. Ciccio! Succede, sai? Dammi tutte cose. I primi due li abbiamo finiti, purtroppo. Pertanto potremmo sbloccare uno slot per chip aggiuntivo. Ah, 100.000! Potenziamento slot per attacco speciale. Li posso cambiare? Ah, quindi non sono costretto a bere dalla borraccia in continuazione? Teniamo il denaro da parte. Teniamolo da parte. Si sa mai che ci possa effettivamente ritornare utile. Come ho detto più volte, non so se sbloccare attacchi speciali e altre cose, perché ho genuinamente paura della mia incapacità di ricordarmi i tasti, porca miseria. Però magari qualcosa si può anche fare. Facciamo qualcosa simile a quella che abbiamo già con Pepper, perché purtroppo se lei non è selezionata, io premo il grilletto, sapete molto bene col vai così, non succede nulla. Doppio bass drop, schitarrata tonante. Vabbè, dai, senti, sblocchiamolo. Con Corsica direi alto rischio di sicurezza. Ok, quindi a prescindere se premo il grilletto destro col vai così, qualcuno farà qualcosa. Ah, ok, pensavo si fosse buggato il gatto. Mi ero spaventato. Non avevo mai visto far sta animazione. Vediamo di scoprire i pensieri nella mente del povero Chai. Mi guardano tutti come se sapessi che cosa sto facendo. No, fidati, tutti pensano che tu sia un idiota. Ok,
Ci siamo. No, non abbiamo nessuna idea e questo è un bel problemone. Cos'è? Cosa sta accadendo? Un piano. Dovevo elaborare un piano. Sconfiggere tutta quella sicurezza non era possibile. Dovevo aggirarla. O in quel caso, passarci sopra. Ah, magari la prossima volta ti mettiamo in un cannone e ti spariamo direttamente. Oddio, lo fanno per davvero? Peppermint l'ha sempre saputo. In qualche modo dovevano sparare i fuochi d'artificio del festival. E alla fine li hanno sparati dal tetto del centro controllo qualità in produzione. Ma ora toccava a me farmi sparare verso la torre Vendeley, direttamente nell'ufficio di Rockford. Un piano infallibile. Che sicuramente fallirà, ve lo garantisco. Era irresponsabilmente pericoloso. Il successo era statisticamente impossibile. Ma devo capire il riferimento, perché non lo colgo. Era solo una battuta sarcastica. È una città qualcosa, gente? Ditemelo nei commenti. Ci credeva così tanto che non potevamo dirgli di no. La squadra era d'accordo, così mi sono infiltrato nella produzione di notte. Wow! Che sta accadendo? E vabbè. Wow, che battaglia spettacolare! Dovevate vedere? Ma come hai fatto a uscirne vivo? È stata la cosa più esaltante che abbia mai visto. Cosa? Già, vediamo di non parlarne più. No, io ne voglio parlare! E ora sono qui. Comunque, Chai, sincronizza 808 con il cannone. Io voglio sapere! Se avrò accesso, potrò ricalcolare la traiettoria. Io voglio giocare! Ma cosa? Cos'è accaduto? Peraltro, da dove sei arrivato? Sei tipo arrivato dall'alto. Cos'è? Ma porca la miseria! No, non puoi avermi nascosto la parte più epica del gioco. Oh, qui dovremmo affrontare i nemici. Questo ve lo garantisco. Oh no, non chiedermi di difendere il cannone, te lo chiedo in ginocchio. Oh, porca boiazza. Cinnamon, tu calibra le coordinate. Sai, ho ricevuto un'email. Sanno che sei lì. Dovrebbero rimuovermi dai messaggi della sicurezza. Sì, sono degli idioti. Quanto ci vuole per il cannone? Le mie scuse, signor Chai. Mi serve un secondo. Dai, veloce, hacker! Oh no. Ok, mi ci metto davanti. Che Tengo faccio? Oh, porca miseria. Oh, porca miseria. Aspetta, questo c'è uno scudo. Questo c'è uno scudo. Si è spostato il bastardo? Ok, potrebbe essere un bel problemone, signori. Appena abbiamo abbastanza energia, vediamo di testare quindi i nuovi poteri. Che non sarebbe male. Vai, veloci. Più che arrivi. No, è arrivato. Aspetta, no, volevo. Cosa? Perfetto. Spostati. Ok, ora te la faccio pagare. Ottimo. Bullizzatelo male. Che te la senti tutta domani mattina? Aspetta, Pepper, manina. Dobbiamo eliminare il tizio. No, spostati. Aspetta. Ci deve essere ovviamente Capitan Furbizia. Se vuoi morire, io non mi offendo. Alle. Ovviamente non è finita. Qui, rottamini, venite da Papino. Come siamo messi con l'hacking? Ho ultimato i preparativi per il cannone. Ora inizio a regolarlo con cautela. No, meno cautela. Troppa cautela, va che lento! Signor Chai, la precisione è essenziale. Ho creato una guida visiva per aggiornarvi sui miei progressi. Ti odio. Voilà, eccola qui, spero gradiate la mia idea. No, c'è la barra della resistenza. Chai, non farglielo rompere. Concordo, sarebbe una vera rottura. Ah, simpatia, portami via, aspetta! Ragazzi, una manina quando metto il secondo? Ok, non ho neanche tempo di parare gli attacchi, purtroppo. Devo cercare di eliminare tutti i furbacchioni. Aspetta. Sono quelli lì che stanno sparando al cannone. Ok. Quindi direi di distruggere prima loro. E poi i cattivoni standard. Pepper, se mi dai una manina, cosa secondo che non mi offendo. Dai. Bullizziamoli male. Aspetta un attimo. Non che tenere in considerazione che mi faranno il culo a strisce. Quindi mi servirà barretta della vita. Mi stanno ancora sparando. Siamo appena al 53%. Chi è che sta sparando al cannone? Pezza. Oh, maronne. Dimmi qualcosa che non so. Ho utilizzato delle icone per dirvi chi lo sta facendo. Ok, grazie. Caccia la miseria, aspetta. Aspetta. Caboias, troppa gente. Aspetta un attimo. Ok, quello l'abbiamo eliminato. Ragazzi, non riesco a passare al di là dei cattivoni. Ok, eliminati anche questi. Ok, dobbiamo distruggere lo scudo di sto coso. Tanto siamo al 99%. Dovremmo aver praticamente fatto. Facciamola finita. No. Ciccio, ti sto dicendo di attaccare dall'altro lato e lui continua a far quel che cocchio vuole. Ok, questo dovrebbe saltare la protezione. Vedo nulla. Au. Ok, sarebbe un attimino perché mi hanno bullizzato. Malerrimo. Vai, che è morto. Posto. Oh, potiti.
posso termi. Aspetta, bevi un altro po'. Ok, la distanza del cannone non è messa bene. Ha visto decisamente giorni migliori. Vai. Ok, manca solo il tizio. Quindi è praticamente fatta. Oh, addio. Altri due pacche. No. Ok, a posto. Forza, attivate quel coppio di cannone. Fermo al 99%. Che succede? Che strano, il mio segnale è stato interrotto. Che ci sia qualche interferenza. Oh, perfetto. Pessimo tempismo per davvero. Oh no. Un uccello infuocato. Benissimo. Che coppio faccio adesso? Ho trovato l'interferenza. Fantastico, signor Jai. No, non è fantastico. Puoi farlo. Distruggilo e non avrai. Ah! Porca miseria, mi ha infuocato male. Ok, cioè, pulizia. Arriva al momento giusto. Oh sì? Ok. Sì, ma se poi mi riatterri sulle fiamme, scusa. Sparagli. Casino, ma è troppo potente. Oh, non riesco a fare praticamente nulla. Ok, colpito di nuovo. Vai, abolitelo dall'alto. Vai. Ok, ha senso. Ha molto senso, in effetti. Occhio. Ti ricatto male. Pepper, attaccalo. Ok. Quindi devo fare pam. Ottimo, direi che ha funzionato. Risparagli di nuovo. Ok, questa l'ha sentita. Ottimo. Così abbiamo anche indebolito. Vai, veloce. Oh, si è riacceso di nuovo. Sparagli da sotto. Bravo, adesso mi ha allontanato abbastanza. Occhio. E basta. Oh, erotti i maroni. Poi, pam, e schivata. Più o meno giusta. Il gioco dice, mi accontento. Il gioco ha detto, mi accontento. Va bene così, telone. Ah. Mio Dio, la curva della difficoltà si è impennata all'improvviso. Posso accedere con sofferenza solo moderata da parte del signor Chai. Ah, come scusa? Che vuol dire sofferenza solo moderata? Oh, ora siamo pronti, il signori. Il punta verso l'ufficio di Rockford. Manca solo la carica esplosiva. Eccola qua, la vostra carica. No. Non è quello che si intende, ma vabbè, dettagli. Chai, è veramente una pessima idea. È il piano migliore di sempre. No, è vero. Speriamo che funzioni. Ha funzionato, non so come. Oh oh, quel pallone ci sta passando davanti. Gang, cos'è quello? Oh, ma dai. Siamo morti, siamo tanto. Cielo. Oh oh, non lo avevo previsto. Dici? Dove finisco adesso? Buone notizie, colpirà la torre. Ma non dove volevamo. Ok, l'importante è arrivare da qualche parte. Di faccia, è atterrato di faccia, non dico altro. Ciao gatto, ti puoi togliere cortesemente? Ci siamo, non mi ha visto nessuno. Ma perché state mangiando e bevendo? Chi ha inventato sto gioco è un genio. Sì, potrebbe sembrare lui in effetti. Ma non ne sono proprio sicuro. Quella pizza mi sta facendo venire voglia. Oh oh. Ma perché? Ma godetevi il pranzo. Anche il cuoco si è triggerato male. Ok, siamo nella M più totale. Oh, perfetto. Qualcuno ha pure lo scudo. Ok, cerchiamo di far fuori tutti i vari minion in qualche modo. Il problema è che non ho avuto occasione di curarmi. Quindi siamo un attimino nella M più totale. Dai. Ok, barriera distrutta. Ragazzi, una manina veloce. Quando volete che non mi offendo. Ok, bravo Macaron. Ok, dobbiamo liberarci di quello grosso. Aspetta. Ah, minion triggerati male, come non detto. Ok, volevo testare anche il nuovo attacco con Macaron. Vediamo un po'. Non ha funzionato. Non so perché non è partito. Vabbè, beviamoci sopra. Comunque non ero messo bene. Macaron. Vai, qualcuno voglia attaccare, attacchi. Io non mi offendo. Forza, fagli saltare con lo scudo. Ok, ora lo posso attaccare io. Vai. Vai, non lasciatelo andare. È morto? No, è ancora troppo vivo per quello che mi riguarda. Forza, Corsica, dammi la mano così ti indeboliamo. Oh, dipendente del mese, datta una calmata. Rockford, ripulisci questo disastro. Oh no. 8-0-8, andiamo. No, non ripulirti il culo, gatto. Chi arriva di bello? Oh no, aspetta. Ok, colpito alla grande. Oh no, c'è la motocicletta. C'è la maledettissima motocicletta, ragazzi. Una petizione per annientare la motocicletta. La voglio fuori dal gioco. Aspetta. Ok, cerchiamo di far fuori i minion intanto, che mi semplifico la vita. A prescindere. Dammi una mano, Macaron. Ce l'ho, prima che riattivino lo scudo. Vai, bulitalo male. Ok, mi piace. Speciale pronto, fra 2 secondi lo uso. Tanto è inutile attaccare la moto perché è troppo veloce. Guarda, ci provo, ma si sposta dopo 1,8 secondi. Che vi ho detto?
che vi ho detto. È ritornato qui dov'ero. È ritornato qui dov'ero. L'ho sentito. Ah! Fatto malissimo. Bastardo. Basta? L'abbiamo fatto per davvero? Sì, l'abbiamo fatto per davvero. Un attimo che devo bere. E sono subito da voi. Ok, l'abbiamo indebolito con Corsica. Quindi posso far fuori tranquillamente. L'ha perso. Vuoi attaccare? Non mi incocchio. No. Ho visto che ci hai provato. Mi piace come il resto del pubblico sta guardando. E tanti saluti. Beh, gli ho un po' vivacizzato il pranzo, diciamo, eh. Ah, che casino. Ma fate il tifo per me o per i vostri colleghi? C'è il cuoco incazzatissimerrimo. Oh oh. Vai, corri. E vabbè. No. Esagerato. Grazie, ciccia. Oh, potere del lavoro di squadra. Pronto? No. Whee! Cosa sta accadendo? È troppo giapponese tutto ciò. Corri. Oddio, è arrivato il cuoco. Addirittura. Cosa ho appena visto? Ok. Presumo che sia tipo il samurai. Non posso, la mia teoria è corretta? Che cercate di indebolirmelo un attimo. Porca miseria, mi sa di sì. Solo che è armato di pentolone. Perché ammetto, ho paura ad attaccarlo. Vai, 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 Macaron, Macaron, dammi la manina. Ok, aspetta, aspetta, ho tirato a colpirlo. Non mi ridurre le sue barrette, non me ne frega se mi sta danneggiando. Dobbiamo riuscire a farlo fuori, a prescindere. Vai così, Corsica. Oh no, lo sapevo. Ok, cerchiamo di parare la maggior parte dei suoi attacchi. Oh, e date una calmata. Ragazzi, ragazzi, una manina veloce. Ok, vai così, perfetto. Oh, qui ti risiedete tutti. Oh, qui ti risiedete tutti. Oh no, si è ristrattriggerato male. Ok, mi sa che dobbiamo azzeccare la combo stavolta. Lo temevo. Cosa sta dicendo, peraltro? Quindi è un pam, 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 pam. Ti è bastato? Gioco dice non mi è bastato. Gioco dice no, devi rifarla. Ho ciccato le prime, purtroppo. Wow, è esploso comunque, a me va bene. Peccato che mi sono potuto curare. Andiamo. Mangiatevelo per pranzo, quel ragazzo. Ma perché? Ma perché doveva esserci anche altra gente? E che sta super mega cocchio? Ragazzi, qualcuno mi dà una manina? Quello che faccio le siepi mi sta facendo triggerare male. Ok, grazie ancora dell'aiuto, Corsica. Aspettate che bevo un attimino. Oh, siete in pausa pranzo? Ho capito, però anch'io avevo diritto a 5 secondi di pausa. Casino. Corsica, me li puoi indebolire? Che qua non ci capisco più una ciola di niente. Vabbè. No, c'è troppa gente. Secondo me mi posso ricurare all'occorrenza. Oh, la S lunga me la stanno dando, mico solo. No, non mi metto neanche più a parare, sono troppi casini. Macaron, grazie. Spamma voltato, Macaron. Casino, fatemi curo. È inutile lasciare lì le barrette. Ok, chi resta? Sì, resta solo lei, davvero? Ma che io non abbia gente alle spalle. Questo te lo bullizzo male io. No, c'è ancora gente. C'è ancora tanta gente. Ero che sei di quadratura. Oh, no, si è triggerato male di nuovo. Sì, sì. Hai fatto un pam 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 pam. Ma per favore, levati barbone. Ti insegno io a falciare le siepi. Ok, posso? Posso andarmene via finalmente? Ok, troppo caos, anche per me. Sì. Sir Macaron è svenuto, ma ora si è ripreso. È svenuto per l'emozione? La torre è scoperta, ti raggiungiamo. Chai, l'ufficio di Roquefort è un paio di piani sopra di te. Va e fagliela vedere. Ok, indietro non possiamo tornare. Volevo vedere se c'era qualche oggetto da recuperare. Mamma mia, ragazzi. Oh oh. Pensavo mi avrebbero attaccato, per un secondo mi sono cacato. Parla Roquefort. Chiudete l'edificio. Proteggete la finanza a tutti i costi. Ha chiuso tutto? Oh, guarda chi si rivede. Oh cielo, non ti vedo da un po'. Ma si direbbe che sei in un bel pasticcio. Dici? Ti sei sacrificato per farmi fuggire. Ah. Fortunatamente no, stavo solo andando a pranzo. Ah. Oh, beh, grazie comunque. Sempre felice di aiutare. Maledetto stalker personale, per un secondo stavi per riacquisire un po' di punti. E basta. Un altro di questi murales, perfetto. O graffiti che dir si voglia. Ok, un terzo, li abbiamo trovati? Ma come ho detto sono letteralmente dovunque. Chai, dobbiamo passare per il condotto di aereo. Chai, condotto di aerazione. Allora. E 26 minuti dopo il telone riusciva a passare. Oh oh. Che succede? Questo pavimento non mi piace. No, signore! Falso, c'è un percorso sotto di te. Il tizio voleva solo pulire i pavimenti. Che controllo, ma non mi pare che ci siano segreti nascosti. Che recuperami tutte le batterie che ci serviranno proprio una cifra. L'importante è che non debba combattere in questa zona.
Veloce, che sarà sicuramente a tempo. Corri. E olè, perfetto. Ok, sono pronto. Non ne avrò mai nella vita. E voilà. Oh, aspetta. Me l'aspettavo. Buongiorno. Ok, per la mia grandissima gioia c'è quella parte con Corsica che proprio non mi piace. Oh, quanto l'odio sta parte. Ok, sono pronto a partire. Che casino, perché la telecamera si gira ogni crisbio di volta. Aspetta che sicuramente poi servirà Pepper, quindi me la tengo pronta all'uso. Se lo scorso episodio mi ha insegnato qualcosa. Pepper, spara veloce. Ok. Oddio, questo si richiude. Aspetta. Ancora qualche secondo. Ancora pochissimi secondi. Ok, spamma, 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 spamma. Caotica. Ma almeno l'abbiamo risolta. Whee! Oh oh. Cos'è quello? Oh, che bello, un nuovo tipo di nemico. A Digimon dei poveri. Questo coso? Tocca a te. Fammi colpire quegli scudi, Chai. Ci penso io allora. Ah, aspetta, 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 quindi è corazzato? Oh, per un secondo. Poi si gira, poi si gira. No, 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 non gli facciamo nulla, non gli facciamo nulla. Ok, gliel'ha rotti? Direi di sì. Vediamo un po'. Sì, ora lo posso attaccare tranquillamente. Anche se è molto, ma molto arrabbiato con la vita. Ragazzi, veloci, non lo posso pulizzare da solo. Aspetta che tengo un po' di barriere da parte in caso di necessità. Forza. Forza, Pepper. Dai, gente. Ancora non è morto? Per davvero? Super resistente sto coso. Oh no. Oh no. Cosa vuoi dalla mia vita? È un pam 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 pam. Cos'è poi dopo? E poi c'è una ultima. Ok, l'ho azzeccata, ma per leggerissima botta di culo. Cos'è sta discesa a 8 bit con la musica? Ok, niente di nascosto. No. Dimmi che manca poco. Più o meno. Sembra sia dopo l'atrio che stai per attraversare. Se trovate una scorciatoia prima di me, ditemelo, ok? Poverino, è rimasto sconvolto dopo le ultime battaglie e onestamente non lo biasimo. Mio Dio, lo scontro con Mimosa è quello che mi ha traumatizzato maggiormente. Cos'è tutto questo lo-fi all'improvviso, santo cielo? Si chiama Hi-Fi Rush, non lo-fi rush. Porca miseria. No, in genere lo-fi non è che non mi dispiace. Ogni tanto, magari, me lo ascolto. Vieni a trovare le tracce giuste. Allora, dobbiamo andare da quella parte. Aspettate che controllo, perché... No, beh, a vista siamo messi super mega bene. Il problema della borraccia della salute, invece, che comunque non posso comprare, è che si attiva automaticamente. Preferirei scegliere io se attivarla o meno all'occorrenza. Perché immaginate di essere morti in una battaglia stupida. È inutile consumare un oggetto che costa 50.000. Quante batterie non me lo dici? Ma chi è che ha lasciato le Duracell in corridoio? Oh, no. Mi aspettano porchi? Credo di aver trovato l'atrio. Già. Guarda in alto a sinistra. Sì, lo vedo. Finanza, perfetto. Su quel balcone. Wow, forte. Ci penso io. Bellissimo sto posto comunque. Allora, fatemi dare giusto un'occhiata in giro. Tutte le unità che entrano nelle stanze, usate le porte. I muri distrutti sono molto costosi da riparare. Non ha tutti i torti, Lucille. Oh, mi piace come lei stia ancora facendo 8 miliardi di lavori. Allora, aspetta che dopo recupero tutto. Mi servono molti più rotami. Casomai in... cosa c'è qua dietro? Ho trovato l'infinito ed oltre di risorse. Per davvero. Aspetta, aspetta. Oh, ma guarda un po' chi c'era. Ciccio, ammettilo che hai sentito la mancanza della mia X, resta oltre, resta oltre. E addio. A posto, di questi me ne serviranno ancora un bel po', presumo. Già, me ne mancano ancora altri 3-4. Che due maronzoli. Perché recupero anche il resto, perfetto. Aspetta un secondo, io qua ci posso salire? Oh, c'era una doppia zona segreta. Sviluppatori, cos'è? Sulla parte finale proprio avete detto meglio abbondare. Ah, è una di quelle porte che non posso aprire. Ah, che rottura di scatole. Sono anche numerate, se ho visto bene. Io spero che il gioco avrà una sorta di teletrasporto più avanti. Così ritornare indietro è molto più semplice. Ottimo, ho rifatto la strada al contrario. Così abbiamo recuperato praticamente tutto. Ora sono pronto a premere l'interruttore, sperando non si scatti in inferno. Ah, graffati. Aspetta, era doppio, era doppio, era doppio. Oh no. Oh no. Dove mi ha buttato? Oh, ah, au. Ho un ramo nel culo, ma vabbè, dettagli. Niente panico. E il signor Chai ci ha assicurati che ci pensa lui. Tieni duro, ci sei quasi. Mi state prendendo per il culo? Oh no. Ok, il mio corpo è pronto. Buongiorno signori, qui la festa? Chi è che c'ha lo scudozzo di voi? Lei là dietro c'ha la faccia da scudozzo? Più di qualcuno aveva lo scudozzo? Aspetta. Un attimo, gente. Un attimo, ho detto. Ok, vediamo di eliminare
Almeno uno scudo. La serie è meglio che nulla, Bonnie. Pepper, grazie. Mi continuate a sparare i poteri a culo. Pepper, aiuto. Macaron, un aiutino veloce. Mi stanno pulizzando, ma giusto un attimino. No, ci sei davvero troppa gente. Ok, perfetto. Vai, 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 che perché sei morto. Bello che è andato. No, no, no. Macaron, sei troppo grande. Possiamo avere un macaron più ristretto? Cazzo, la miseria. Oh, ok. Ora mi hai sparato giusto il coso. Così, vai così, vai così, perfetto. E... olè! Esploso male male. Oh no. Oh no, penso che abbiamo l'attacco speciale pronto all'uso. Quanto l'odio sto coso, quanto l'odio sto coso. Cerco di danneggiarlo, ma si muove in continuazione. Oh, oh, ci abbiamo fatta. Ci abbiamo fatta, non so come. Aspetta, vai così, dobbiamo abolizzarlo, che non sarebbe male. Ok. Perfetto. Continua ad attaccarlo. Abbiamo bloccato in un angolino, lo stiamo indebolendo e bullizzando male. Oh, doppio attacco con Corsica. Mi ha consumato una barretta, ma ne valsa la pena. Ok, attaccami, tanti saluti. Vediamo un po' cosa vuoi della mia vita. Pam, 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 pam. Ma per favore, barbone maledetto. Ecco qua, torna a cuccia. Yay. Ok, non mancano molti scontri. Questo era il numero 7 della mappa. Di solito sono 9 più o meno. Sì, lo so che sono ricercato, non c'è bisogno di dirmelo in continuazione. Dove devo andare? Direi da questa parte. Vai una, vai due e olle. Oh maronne, sono in un ufficio sospeso. Da dove? E datemi 5 secondi di pace nella mia vita. Ok, cerchiamo di bullizzarli velocemente. Macaron. Beh, è una zona ristretta, quindi qui dovrei trionfare io facilmente. Corsica. Brava, 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 brava. Vai, 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 vai. Ok. Oh, a posto. Trionfato alla velocità della luce. 19 secondi, infatti. Oh, perfetto. Mi piace come le dipendenti mi stanno ignorando a prescindere. Scusate, ma è un ufficio sospeso. Perché ci dovrebbe essere un ufficio sospeso? Wii! A tutte le unità dell'atrio, fate il necessario. Ci penso io a coprire le spese. Oh. Perfetto. Sì, direi che se la sono molto legata al budget. Oh no, non mi fate combattere che non c'ho voglia. Vai avanti, c'hai. Primo, l'avrei fatto comunque. Secondo, posso decidere da solo, Corsica. Sono un adulto. Disse quello che si è fatto lanciare da un cannone. Ehi, ha funzionato, più o meno. Sì, in effetti il piano era buono. Siete voi che mi avete sparato su un cocchio di dirigibile. Ma vabbè, dettagli, buongiorno. Ma che brutta zona, ragazzi, non mi attaccate? No, è un ufficio relativamente tranquillo. Ok, la Vendely c'ha stile da vendere. Da suo punto di vista non gli si può dire nulla. Ma posso attaccare i dipendenti? L'ho vista un po' imbarazzata la serie. Oh mio Dio, che cosa sta accadendo? Perfetto, ufficio ripulito. Direi che possiamo avanzare tranquillamente. Oh, buongiorno. Lei che ci faceva nascosto lì dietro? Ok, abbiamo tratto il secondo. Oh no, qua si combatte come ve lo garantisco. Telecamera. Ci scusiamo per le esplosioni e per il disagio. Siete pregate di concentrarvi sul lavoro. Sì, sì, ignorate completamente le esplosioni e la gente che muore tutto attorno a voi. Però ribadisco, perché i robot stavano mangiando? O i robot vengono alimentati tramite il normale cibo umano? Ma li stanno trattando come dei dipendenti normali? E questa è la cosa strana di sto gioco. Cioè, il gioco la prende molto tranquillamente, ma il telone, invece, è un ometto che si pone i quesiti e vuole sapere. Ok, se non mi attaccano qua dentro siamo a posto. Ma cosa vuoi della mia vita? Ma levati, barbone! In questi uffici ci sono decisamente troppe scatole di legno. Non è normale? Ui! Ok, non capisco cosa fossero quelli. Credo di aver buggato il gioco di nuovo. Ok, non mi metto ancora una volta a leggere tutto. E per il resto direi di andare al piano superiore. E apriti, sedo. Telecamera DM. Perfetto. Oh, qua mi attaccano però. Siamo sopra l'ufficio e nessuno mi sta attaccando. Ma che accade? Aspetta, 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 che ci sono altri oggetti. Olli. Ah, ok, non capivo dove andare. E poi ho notato che c'era l'arpione qua. Perfetto, il rampino. Oh, oh. Sicuramente danneggeremo la statua. Ci scommetto quello che volete. Vai, 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 aggrappati. Oh, maronnissime. Che culo. Mi avete buttato in mezzo allo scontro, ma vi ringrazio proprio una cifra. Oh, no. Finalmente. Oh, no, 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 no. Tutto bene, vai. Guarda, fra due secondi mi sbruceranno male il culo. Quindi non è che la cosa mi entusiasmi più di tanto. Okay, cerchiamo di bullizzarli tutti, vai. Ok, grazie. Ok, facciamo fuori i minion intanto che l'altro tizio è leggermente distratto e danneggiato. Aspetta, aspetta che ne sta arrivando un altro. Wow, esplodono. Da quando esplodono? Corsica, Corsica, c'era bisogno del tuo aiuto, ma vabbè, dettagli. E dai, e basta con sto fuoco, Corsica. Grazie, se volevi spegni il fuoco quando è secondo. Vai così, vai così, così. Ok, ho perso un po' di vita, ma nulla di che. Ragazzi, oh no, si è triggerato. Perché vi triggerate sempre tutti?
Ah, è un pam 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 pam. È il mio preferito? Anche quello più facile da ricordarsi? Barbone maledetto. Ah, a posto. Ti vediamo all'inferno. Oh oh. Dai. Oh oh. No 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 no. Non compro nulla. Dove mi sta portando? No, non mi buttare di sotto. Non mi butta. Oh oh. Siamo sulla statua. Siamo tanto. Aiutatemi a dire. Tanto sulla statua. Aspetta. Scarica di calci in culo. Porca miseria. Aspetta. Pepper, ti devi coltivare a dare un aiutino. Ragazzi, ora lo potete attaccare a terra. Attaccatelo a terra. Va là, 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 là. Oh, si è ritriggerato male. Un po' di odio. Au! 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 E anche tanto aiutatemi a dire au! Aspetta, buono! Ragazzi, ragazzi, dai che... succede? L'ho fatto fuori? A posto! Ho fatto una leggerissima esplosione. Perfetto! Problema risolto! Più o meno. Ora dovrei rialzarmi. Siamo già rialzati. Vabbè, a quanto pare Kale si è fatto fare una statua gigante che ha messo nell'atrio. Manie di protagonismo e ego smisurato e tutte cose. Un po' leggerissimo, eh. Ok, lo scontro con l'uccello è stato poi così difficile. Sono sicuro che un giocatore serio l'avrebbe affrontato meglio. Abbiamo le decorazioni? Di questo, statua di Kale. Oh mio Dio. Oh, perfetto. Abbiamo creato quindi un nuovo passaggio. E siamo praticamente arrivati agli uffici della finanza. Non mi cadere adesso, non mi cadere adesso, che schio male. Possiamo scendere qua sotto? Ah, perfetto, scusa, c'è tutto sto ben di Dio. È un peccato lasciarlo indietro fino a prova contraria. Ah, è così, perfetto. Questo è mio, ottimo. Non è l'ultimo pezzo, vero? Per un secondo ci speravo. Dannazione, mi avrebbe fatto comodo un'altra barra di verbero. Ah, ufficio della finanza. Come entrare con stile. Che è un eufemismo detta così, ma vabbè, dettagli. Ribadisco, il gusto estetico di questo posto è qualcosa di assurdo. Aspetta che ho avuto una bella batteria qua in parte. Quindi ho ricaricato la mia barretta. E direi che c'è altro nascosto. Oh, aspetta, 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 aspetta. Quanto lo porto via io? Ma anche no. Mi sono pentito, non lo voglio più, ve lo regalo. È che sono preoccupato. Se lo scontro con l'idol mi ha fatto tirare 826 porchi, quello con il commercialista qua sicuramente sarà molto, aiutatemi a dire, molto più difficile. Buona signori, io direi che per questo episodio ci possiamo fermare qua. Nel prossimo temo che le avventure dei nostri eroi potrebbero giungere al termine. Nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate, lasciate un bel mi piace, altrimenti venite presi a padellate sulle gengive da RoboChef e noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!